Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa 1 metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano, che è a pochi passi dal Duomo. È scattato subito l'allarme della polizia, i vigili del fuoco e gli ospedali. Quindi la cosa è stata così devastante, anche sì. Il tipo di shock auditivo, sì. Che tu praticamente hai capito che era scoppiata qualcosa, che c'era stato un grave fatto, ma non avevi visto le vittime subito. No, guardi, io fino a quando parlavo con la gente dall'altro capo del telefono che cercava di sapere, a un certo punto mi ha chiesto: ma è vero che è scoppiata una caldaia? E io gli ho subito detto: no, guarda, la caldaia, io sapevo dove era la caldaia, era da tutt'altra parte, non è possibile, qui il problema sta qui. E alla fine, dopo 3 o 4 minuti, la gente mi dice: ma lei cosa vede vicino a sé? E io la prima cosa gli ho detto una sciocchezza: vedo il telefono. E lui mi ha detto: certo, ce l'ha in mano il telefono. Ma poi ho sentito la mia voce che gli diceva: vedo un braccio. Io vedevo un braccio umano vicino al telefono, solo il braccio. E in quel momento mi sono reso conto della tragedia che stavo vivendo. Ma nel riattaccare spaventato ho cominciato a sentire anche un odore. Io quell'odore lo conoscevo benissimo. L'odore di mandorle amaro, perché io da bambino abitavo in riva al Sangro, dove passava la linea Gustav, e dalle batterie dell'ottava armata che sparava sulle postazioni tedesche sulla riva settentrionale del Sangro, e quindi negli uliveti, il casolare dei miei era lì, quando queste granate scoppiavano e bruciavano si sentiva questo particolare odore, e io l'avevo abbinato alla guerra, quell'odore, alle bombe. Certo. E mi sono però lo sentivo forte, mi sono chiesto: ma come, io sono qui in una banca, dietro il Duomo, e qui non c'è la guerra? E ho cominciato a dire: è una bomba, è una bomba. E invece la guerra c'era, la Seconda Guerra Mondiale era finita nel 1945, Piazza Fontana, come vediamo, è un quarto di secolo dopo. Viene messa questa bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Fortunato Zinni è tra quelli che si salvano, quelli che porteranno a casa la pelle, porteranno per sempre nel loro cuore, nella memoria, il ricordo, la forza e tante altre robe di cui adesso parliamo. Ma i morti sono stati tanti. Sì. Quanti morti ci sono stati? 14. Quella sera, cioè, altri sono stati portati via morenti, ma moribondi, altri due, e un altro ferito gravemente. L'ultimo, il 17esimo, è morto nell'83, ma a seguito di un sacrificio e di dolorosissime ferite. Parlo di Vittorio Mocchi. Lei mi parla dei morti, ma lo sa che dopo aver riattaccato il telefono e dopo aver, così racconta il cliente, aver preso la mia cinghia e legato un moncherino di una gamba tranciata di netto, io ancora oggi sostengo di non essere stato io. Resta il fatto che questo cliente mi ha riportato la mia cintura due mesi dopo, dicendo: sì, è vero, eri un po' imbranato, ma io sono un volontario della Croce Rossa, ti ho detto io cosa fare, ti ringrazio. Sono andato in salone perché io, anziché uscire, cercavo Carlo e Gerolamo per fargli la ricevuta, e li ho trovati. Uno, la morte è così descritta nelle carte di Catanzaro: morto per detrongazione degli arti inferiori. L'altro praticamente spirato tra le mie braccia. E mentre io avevo questo cliente fra le mie braccia, piomba nel salone il direttore e mi chiamava, perché sapevo che io non ero dietro il bancone ma ero in mezzo agli agricoltori. Alla fine mi ha abbracciato, siamo messi a piangere, poi mi ha preso per le spalle e mi ha detto: adesso ti devo chiedere una cosa, e non mi dire di no perché solo tu lo puoi fare.
ha tirato fuori di tasca due fogli di carta bianca e una penna e mi ha detto: guarda questi fagotti per terra, tu adesso scrivi nome e cognome perché solo tu li conosci tutti, sai dove abitano. E quindi io non ho avuto neanche tempo di spaventarmi, ho dovuto scrivere quelli che ho riconosciuto. Quelli che ho riconosciuto poi sono andato in un angolo, ho preso una vecchia Olivetti e le ho battute a macchina. E poi mi è venuto anche il rimorso di non aver riconosciuto altri e ho fatto, non lo nascondo, ho messo le mani dentro le loro giacche o i loro pantaloni, se c'erano ancora, per vedere chi erano. E l'ho scritta a penna, quel foglio ce l'ho ancora io, quel foglio, e l'ho portato al direttore.